rappresentanti Giulietto, giusto? Sì. Giulietto, Secchi, Pescarelli, Griscoli e Centiloca. E la dottoressa Giulietto ci presenta questo lavoro, Exploring the Consumer Perception of Ethnography, data from an online survey. Prego. Grazie professoressa per la presentazione. Quello che vogliamo esporvi in questa sede è quanto abbiamo raccolto da un questionario online in merito al consumo di insetti edibili e la percezione che il consumatore ha o il potenziale consumatore potrebbe avere in merito a questo nuovo prodotto. La tecnologia che ci deve fare più facile la vita, no? Basterebbe una stessa. Infatti. Quello di cui parlerò in breve nel corso di questo slot sarà una breve introduzione sul tema di entomofagia. Voce al microfono, sì. E poi? Dai, ce la faremo. Sì, vai. Breve introduzione sul tema dell'entomofagia, poi la struttura del questionario che abbiamo online, i risultati raccolti e poi vedremo un po' quelle sono le conclusioni e le sfide che raccoglieremo. Ovviamente il termine entomofagia fa riferimento al consumo di insetti edibili da parte degli uomini. Infatti questo termine è nel complesso piuttosto recente, risale al 1800, e viene utilizzato dalla FAO già dal 2003 per enfatizzare l'importanza di trovare delle risorse alternative, soprattutto in prospettiva di un incremento della popolazione mondiale, che è prevista per il 2050 raggiungere i 9 miliardi di persone. A questo punto noi dobbiamo comunque prendere in considerazione il fatto che il consumo di insetti sia dal tempo una pratica diffusa, ormai secolare, o per meglio dire sia una pratica quotidiana per 2,5 miliardi di persone nel mondo, però sicuramente per i paesi occidentali risulta essere qualcosa di sicuramente fuori dalla tradizione. Difatti parliamo di novel food. Quindi in ambito legislativo questi sono i cosiddetti prodotti che non rientrano nella tradizione dell'Europa e in particolar modo sono soggetti a continue evoluzioni nell'ambito della normativa, proprio perché le caratteristiche comunque anche della popolazione che insiste e che vuole offrire un prodotto innovativo risentono della necessità di garantire sempre alti standard di sicurezza dei prodotti. Inoltre ci tengo a sottolineare che quando parliamo di appunto consumo di insetti facciamo riferimento, come appunto accennava anche prima la professoressa, a un ampio gruppo, quindi gli insetti in generale, che in realtà raccoglie quelli che sono gli artropodi, quindi include anche la classe arachnida, sul filo Myriapoda, quindi in generale non parliamo strettamente della classe insetta, ma di una categoria più ampia. Le specie edibili ad oggi sono più di 1900 e sono raccolte in una lista che è disponibile online sul sito della Wageningen University ed è comunque in continuo aggiornamento.
Questo in breve è la situazione, appunto, per quanto riguarda le percentuali dei vari ordini, a seconda di quante siano le specie edibili per ordine e quanto effettivamente vengono consumate. Passerò brevemente in rassegna alcune immagini, giusto per darvi un'idea di alcuni prodotti. Appunto, ho parlato dell'ordine Coleoptera, che fa parte di Nebbio Monitor, che effettivamente viene consumato anche come alimento in alcuni prodotti per scopo umano. Poi abbiamo appunto le larve del mopane, che comunque costituiscono un prodotto tipico del Sudafrica. Abbiamo poi le larve di formica, o andando avanti brevemente, le famose chapulines in Messico, quindi tutto quello che riguarda l'ambito delle locuste, grilli e cavallette. Andando avanti le cicale, e poi comunque i prodotti che vengono consumati in percentuale minore, quindi specie appartenenti all'ordine Isoptera, Automata e Diptera, un esempio un piatto di Ermezia e Lucens. O comunque un esempio, in questo caso ho voluto riportare, di allevamento su scala domiciliare, diciamo a casa, una kitchen insect farm in cui è possibile allevare direttamente in cucina la propria dose di larve per l'autoconsumo. A questo punto ci siamo chiesti perché non chiederci, perché non mangiare insetti, e soprattutto chiederlo al consumatore, a chi fa delle scelte in ambito alimentare. E già nel 1800, appunto, un libretto che ho portato con me per chi fosse interessato, l'autore Vincent Holt proponeva gli insetti come un'alternativa con delle ricette suggerite direttamente nel libro. A questo punto abbiamo allestito un questionario per partire dal punto di vista del consumatore. Quale percepisce che siano i vantaggi e i svantaggi in merito alla possibilità di trovare degli insetti edibili nel piatto? La struttura del questionario in breve è consultabile online, è ancora disponibile al seguente link, non semplice forse da trascrivere al momento, ma se volete potete accedere tramite la nostra pagina sia Facebook che web, quindi www.ispezioneperugia.it, ed è in tre lingue, proprio per facilitare anche la partecipazione di interessati che non siano per forza italiani, che capiscono la lingua italiana. Il questionario è stato pubblicato a settembre e, dopo una breve introduzione sull'argomento, ha previsto alcune sezioni. Ovviamente ha raccolto informazioni dell'intervistato, poi una sezione generale sul tema, una parte in merito all'esperienza effettiva di consumo di insetti, una parte motivazionale, quali effettivamente possono essere le motivazioni che possono spingere l'intervistato a consumare insetti, quanto sarebbe disposto a pagarli, una parte nutrizionale, quindi come percepisce l'insetto dal punto di vista della sua composizione, quali siano i vantaggi e gli svantaggi del suo consumo, quali categorie sociali potrebbero essere maggiormente coinvolte in questo genere di prodotto, e se effettivamente una maggiore consapevolezza sull'argomento potrebbe o meno interessare a un consumo del prodotto stesso. Le decisioni proprio da un punto di vista del consumatore, predilige alcune specie che siano locali, esotiche o alcuni tipi di prodotti, infatti possiamo avere prodotti sotto forma di insetti integri oppure sotto forma di farine, barrette o appunto derivati della farina, quindi prodotti da forno, ad esempio pasta. La parte che forse appunto a noi interessa ancora più è quella in merito alla sicurezza del prodotto, garantire la sicurezza igienico-sanitaria. Secondo l'intervistato, chi dovrebbe aspettare? Le stesse autorità o le autorità specifiche per questa categoria? E poi quello che riguarda l'accettabilità di alimenti di origine animale provenienti da animali alimentati con mangimi a base di insetti, così come l'inserimento nella dieta degli animali domestici di prodotti a base di insetti. Parte finale con delle immagini che suscitano o meno delle sensazioni favorevoli o meno al consumo. Parte finale con commenti liberi. Questa è, diciamo, la prima pagina del nostro questionario. Vediamo subito i risultati. Abbiamo raccolto 470 risposte, effettivamente la fetta principale, l'85% dei partecipanti, ha dichiarato appunto di provenire dall'Italia, ma stiamo comunque aumentando quelle che sono le percentuali di intervistati anche da altri continenti.
magari anche grazie al vostro aiuto. Il 91% ha dichiarato di mangiare comunque tutto, quindi ci interessava anche valutare come vegetariani e vegani potessero valutare un prodotto a base di insetti. In generale il 90,2% ha dichiarato di essere a conoscenza del termine tomofagia e che per la maggior parte questa nozione provenisse dai mass media, quindi TV, giornali, comunque tutto ciò che permette un facile accesso alle informazioni. Per quanto riguarda il numero di specie vivibili, effettivamente ci sono state varie opinioni, solamente il 29,4% ha risposto che si tratta di un numero superiore a 1000. Da oggi se sono più di 1900. Da un punto di vista dell'esperienza concreta del consumo di insetti, solamente il 25% ha dichiarato di averlo fatto, della totalità degli italiani solo il 12%. E abbiamo anche posto una domanda che era la consapevolezza di consumare insetti in maniera inconsapevole, ovvero tutto quello che va a finire nei prodotti trasformati, che siano farine o cioccolata, di cui effettivamente nel corso dei processi di trasformazione in cui si possono ritrovare delle componenti provenienti da insetti. Mentre coloro che hanno dichiarato di inserirlo nella loro dieta, principalmente dal continente americano, in particolar modo Messico, hanno dichiarato di utilizzarlo come fonte alternativa di proteine e di ingredienti. Quindi vado rapida. In caso di necessità, la totalità, tranne il 7%, ha dichiarato di poter consumare insetti, così come sarebbero disposti a pagarlo il prezzo per 10 grammi di prodotto, circa il prezzo di un hamburger o poco meno. Fra i vantaggi e gli svantaggi, sicuramente non è riconosciuto come vantaggio il sapore. Infatti un alto numero di persone intervistate ha detto che sicuramente è poco realistico che venga scelto un prodotto a base di insetti per il sapore, mentre il basso impatto ambientale viene riconosciuto come abbastanza vantaggioso, comunque si ipotizza che lo sia. Così come le proteine vengono dalla quasi totalità riconosciute come la componente nutrizionale maggiormente rappresentata nei prodotti. Mentre per quanto riguarda gli svantaggi, un'alta percentuale di intervistati ha risposto sicuramente la diversità culturale, il tabù rappresentato dal consumo di insetti, anche perché, come ho fatto vedere dalle percentuali, buona parte degli intervistati è dei paesi occidentali, dove appunto non è una tradizione il consumo di insetti. Mentre per quanto riguarda il rischio allergico e i vari pericoli che sono stati anche sottolineati nel report dell'EFSA, effettivamente gli intervistati hanno avuto opinioni più o meno differenti in termini di percentuali di probabilità e di severità di rischio associato. Gli adulti sembrano essere quelli maggiormente interessati al consumo, così come una buona percentuale vorrebbe ricevere maggiori informazioni e magari cambiare idea e consumare insetti a seguito di una maggiore consapevolezza in merito. Queste sono le varie categorie proposte. Gli ortoptera sono quelli considerati maggiormente appetibili, così come possono essere apprezzati sia locali che specie locali che esotiche. Infine vorrei procedere ai prodotti da forno, sembrano quelli più appetibili, così come aspettarsi di trovare questi prodotti in uno scaffale dedicato, piuttosto che con la carne o con prodotti vegetali. Interessante il fatto che il 97% degli intervistati dichiari che le stesse autorità che assicurano la sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti di origine animale si debbano occupare anche di questi prodotti e che alimenti provenienti da animali alimentati con insetti siano accettabili per la quasi totalità tranne il 16%, che comunque non coprirebbe questi prodotti, o almeno ha dichiarato questo. Così come il 18% dichiara di non voler inserire un prodotto a base di insetti nella dieta del proprio pet, del proprio animale domestico. Queste sono le immagini che avevamo pubblicato e di base più del 50% ha dichiarato disgusto di fronte a queste foto che adesso si trovano direttamente sui siti che commercializzano online insetti, quindi proprio per la vendita diretta. Quindi concludendo, metà dei consumatori non è interessata a inserire questo nuovo prodotto. Il 7% comunque dichiarerebbe di non consumarlo in caso di condizioni estreme, ma abbiamo una buona fetta interessata a ricevere maggiori informazioni e eventualmente a introdurlo, e l'88% comunque è favorevole a inserirlo, acquistare prodotti provenienti da animali allevati e alimentati con prodotti a base di insetti.
Il disgust factor, che è quello anche evidenziato dalla FAO nel suo report su insetti commestibili, è il principale ostacolo all'inserimento di questi prodotti in Europa, però, come già accennato in precedenza, effettivamente la legislazione sta andando avanti e questo ci pone di fronte a nuove sfide, tra cui quello di valutare queste nuove food come possano effettivamente essere gestiti per garantire appunto opportune condizioni di allevamento e poi valutare effettivamente la sostenibilità ambientale, l'accesso alle fonti proteiche, quello appunto di cui enfatizza molto la FAO, e poi come valutare i vari processi, il tutto alla luce del garantire che l'alimento sia sicuro per il consumatore durante anche tutte le fasi di conservazione dello stesso. Mi scuso se mi sono dilungata un po' troppo e vi ringrazio per il interessato qualche chiarimento su questo questionario. No, grazie mille per la presentazione, ma forse anche senza microfono è meglio, io parlo anche forte. È sorprendente il fatto che i vegani dicano che se li mangerebbero volentieri, forse hanno un'idea un po' confusa. Infatti abbiamo proprio cercato i vegetariani, ci sono i vegetariani che mangiano il pesce, che hanno delle eccezioni, ma i vegani forse bisognerebbe spiegarli. Infatti abbiamo proprio cercato di raccontare questa cosa, nonostante la percentuale purtroppo dei vegani fosse un po' bassa, quindi noi cercheremo di ampliarla, però almeno di quel numero di intervistati abbiamo proprio approfondito. Forse non li considerano proprio come animali che hanno dignità di vita.